ho lodato sia Rolando che Andrea che hanno vissuto in una zona molto difficile in questi mesi. Non è che voi siete stati di meno, insomma, non è Vero. che Bergamo abbia avuto dei momenti molto facili, quindi anche voi, che tra l'altro ci siamo sentiti varie volte anche durante altre tipologie di meeting, sono siete stati sempre molto presenti, ci avete raccontato quello che stavate facendo e sinceramente non solo siamo contenti di quello che avete fatto, ma siamo proprio fieri, orgogliosi di avere al nostro fianco dei partner come voi che in qualche modo hanno dato l'anima per aiutare le persone in difficoltà. Allora, chiediamo ad Andrea di farci un ultimo saluto e poi passiamo a Vanni. Perdonaci, Vanni, un attimino. Scusate, tipico problema del wifi, perché mi sono messo in sala riunioni e tipicamente sul più bello è caduto tutto. Saluto tutti, grazie dell'intervento. Grazie, A te Andrea, Andrea. grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Sì, Simone, in effetti è così. Noi facciamo coppia con Andrea e Rolando nella triade, perché siamo una triade. Siamo a Bergamo, la nostra sede è a 2 km dall'ospedale di Bergamo. Non dico niente altro che qua è stato veramente un massacro pesante. Le attività sono riprese, diciamo che purtroppo molte attività non riprenderanno l'apertura perché di fatto erano già lì abbastanza in condizioni precarie e quindi avranno delle grosse difficoltà nel riaprire. Per dire, l'azienda dove lavora mia moglie ha chiuso. Quindi non c'è più alternativa, basta, non lavoro più. Vabbè, comunque, a parte questo, infatti me la trovo tra i piedi tutto il giorno, quindi era meglio se andava a lavorare. Vabbè, comunque, a parte questo, cosa abbiamo fatto? Noi ci occupiamo di informatica da una vita, abbiamo sposato le Unify Communication nel 2010, e in particolare vi presento quello che è stato fatto presso un nostro cliente che è una grossissima cooperativa di servizi qua a Bergamo, sono circa 400 operatori. Chiaramente c'è tutto lo staff amministrativo e tutta la parte esterna, quindi di collaboratori esterni. Ci sono stati dei servizi che non sono stati assolutamente fermati, come l'assistenza domiciliare integrata, per cui questi sono operatori sanitari di fatto, sono dovuti andare sul territorio in ogni caso. E poi c'era tutta la parte invece amministrativa che non poteva assolutamente fermarsi. Loro sono già su piattaforma 3CX ormai da un po', ovviamente con le connettività giuste, i servizi voce giusti, gli abbiamo attivato tutto il discorso delle VPN, che però, come diceva Andrea prima, per noi era già un qualcosa di acquisito, cioè già tutti i nostri clienti hanno quella tecnologia in casa, perché lo facciamo di default. Perché noi spingiamo comunque lo smart working al di là dell'aspetto emergenziale. Noi abbiamo delle aziende che comunque in maniera alternata hanno dei dipendenti che rimangono a casa e quindi già prima, pre-Covid, avevano già questo tipo di approccio verso il lavoro. E quindi in particolare questa cooperativa è stata attivata, abbiamo attivato tutti i servizi di comunicazione unificata a livello di web meeting. E il cliente sta avendo dei riscontri oggettivi in termini di risparmi, perché poi alla fine le persone non si spostano. Se noi abbiamo un territorio grande come la provincia di Bergamo, dove ho due operatori che sono a 40 km, sempre nella provincia, quegli altri che sono a 2, quegli altri che sono a 20, sapete bene che quando si deve fare una riunione, questi si devono spostare, quindi portare via risorse e tempo ai loro lavori normali sul campo e dedicarli a delle riunioni che invece si possono fare in maniera molto più semplice, molto più flessibile. Qual è stato il problema principale? È stato il cambio di mentalità, di cultura, quindi di approccio. Questo veramente è stato il grosso problema. Nel frattempo noi abbiamo attivato i servizi di videoconferenza e stiamo cercando di portare a casa anche la parte del comune dell'intero plesso scolastico di Nembro. Nembro, un'altra di quelle zone, Nembro Alzano, e lì abbiamo fatto non so quante demo dei sistemi prima di farli partire. Poi alla fine, parlando anche con i responsabili del comune, abbiamo detto ok, partono e sono partiti. Stanno facendo tutte le riunioni dei plessi scolastici degli insegnanti attraverso le piattaforme di comunicazione unificata.
Anche qui il problema non è il discorso tecnologico, noi siamo pronti e lì i sistemi ci sono, ma è il cambio culturale. Quindi in questo momento noi partner dobbiamo essere in grado di conoscere benissimo i nostri servizi, quelli che eroghiamo di voice, e spiegarli nella maniera corretta ai clienti. Se no passa il messaggio del prezzo. Il prezzo, come diciamo sempre, è l'ultima cosa di cui si deve parlare. Quindi far capire il valore del partner. Tant'è vero che noi abbiamo iniziato ad avere delle collaborazioni con dei partner un po' in tutta Italia, grazie anche ai vostri, alla vostra condivisione dei VoIP Days, quando potevamo farli fisicamente, abbiamo conosciuto moltissimi partner con i quali abbiamo anche iniziato a lavorare. Però è importante ribadire il concetto che noi partner siamo un valore aggiunto fondamentale, cosa che nessun provider a livello nazionale di un certo spessore, diciamo di fatturato, non può dare, assolutamente. Noi siamo sul territorio e presidiamo il territorio, quindi il messaggio è questo: tutti i partner devono farsi carico di questa missione, andare dal cliente e dire: guarda che qui davanti non è un'azienda che ti vende la connettività, ma ti vende un supporto, ti segue, ti aiuta nelle scelte di tutti i giorni, perché l'azienda che abbiamo davanti è uguale alla nostra. Quindi è l'aspetto culturale. Il prezzo, noi generalmente problema zero, proprio non ricordo di avere dei canoni più bassi di quelli che sono lo standard. Ancora quando si lavorava insieme con Edoardo, abbiamo passato delle notti intere a discutere. Però questo è il concetto. Nel contempo noi stiamo andando in aiuto dei partner di voice o comunque di quelli che vogliono approcciare questa cosa in maniera un po' più diretta, dicendo: ti diamo a disposizione dei servizi già belli e pronti con 3CX, ovviamente a canoni ricorrenti, quindi servizi, e con tutta la nostra assistenza. E ovviamente con tutta l'assistenza che date voi come voice, perché noi tiriamo sulla cornetta, c'è Raffaele che risponde, c'è Edoardo piuttosto che Martina, piuttosto che, non lo chiamiamo quasi mai Simone, ma ogni tanto bisogna chiamare anche lui, giustamente, però è effettivamente la squadra che c'è dietro. Noi tiriamo sulla cornetta, c'è sempre qualcuno che risponde. Questo è un valore assoluto, assoluto. C'è un problema, lo risolviamo insieme, non che lo scarico a voi voice. No, ascolta, c'è questo problema, abbiamo riscontrato questo, abbiamo verificato questo e si va avanti. Questo è il concetto che secondo noi ogni partner deve avere in testa. Siamo dei professionisti, conosciamo le nostre tecnologie, conosciamo il territorio, conosciamo i nostri clienti e soprattutto, se si lavora in questa maniera, il cliente è blindato. Non c'è nessun altro che può entrare, perché la fiducia è al 100%. Questo era quello che volevo dire. Un bel feedback a quello che ci hai dato, perché ci hai raccontato un po' di punti che sono i cardini del valore della nostra azienda. Cioè, un'azienda fatta di persone, e il fatto che se chiami comunque in azienda non c'è un call center, ma sono persone che rispondono sempre e che si mettono allo stesso pari del partner per cercare di risolvere la situazione o per dare supporto. E la parte che mi preme anche è quella della diffusione della cultura, ma anche del fare formazione. Cioè, il fatto di poter andare a diffondere formazione a livello culturale su cosa voglia dire comunque avere degli strumenti che permettano di semplificare il lavoro e cercare di dare un beneficio a tutti i lavoratori, perché il lavoro smart working, magari un remote working come è stato in questo momento, è stato vissuto come una gestione della situazione emergenziale e non come uno standard di lavoro che può avere anche dei benefici, no? Pensiamo a tutte le famiglie che avevano anche i figli a casa e che quindi erano tutti costretti nello stesso spazio, quindi poteva anche avere una percezione negativa, quindi costretti, chiusi, tutti insieme. Invece lo smart working vero e proprio, un remote working fatto con tutti i criteri, con tutti i crismi che permettano comunque al lavoratore di avere dei benefici, può portare un guadagno in termini di benessere proprio all'azienda, al di là di quelle che possono essere dei risparmi su tempo piuttosto che investimenti in spostamenti o in viaggi. E è importante anche quella cosa che dicevi sul fatto che i partner devono conoscere molto bene i nostri servizi,
cioè conoscere la parte di cultura ovviamente del servizio, quello che possono fare i servizi, ed è proprio per questo che magari sono a vostra disposizione gli area manager come Edoardo, che fanno da consulenti, perché ovviamente è quello di andare a cercare la soluzione migliore che possa essere di supporto per quel cliente e che possa comunque essere un modo per far capire al cliente che non stiamo fornendo solo un servizio, come dicevi, ma proprio stiamo mettendo di tutto punto un'azienda al loro servizio, quindi per la costruzione comunque di un rapporto di collaborazione. Ecco, grazie, vorrei aggiungere solo una cosa, Martina, che voglio ricordare a tutti. Da questo momento è un 11 settembre, niente sarà più come prima. Quindi quando approcciamo i clienti dobbiamo tenere in testa questa situazione. Sicuramente il lavoro viene facilitato. Grazie ancora a tutti. Ciao. Grazie mille, Vanni. Grazie del tuo intervento. Un saluto anche a Carlo poi.